Ciao a tutti, eccoci qui. Venerdì sera, domani si gioca e quindi stasera, come sempre, consueto appuntamento con i consigli per quanto riguarda il mondo del fantacalcio. Innanzitutto risponderò alle vostre domande che mi avete fatto in questi giorni, siete stati tantissimi, risponderò come sempre a tutti. E ovviamente chi di voi avrà ancora dubbi, sia per quanto riguarda il mercato, sia per quanto riguarda i consigli su chi schierare, fatelo nei commenti al video, quindi fatelo qua sotto e io fino a domani vi risponderò come sempre. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, mi raccomando, mettete like al video e soprattutto vi do appuntamento per domenica sera. Uscirà infatti un video speciale dedicato al calciomercato. Stasera finisce alle ore 8 e domenica sera vi dirò chi comprare, chi non comprare e qualora faceste fantacalci con le riconferme, occhio ai nomi, diciamo i giovani, le possibili star del futuro, le possibili star del domani, quindi qualche nome un po' che potrebbe passare sotto traccia nelle vostre leghe da prendere e magari da riconfermare a pochi crediti negli anni a venire. Ma non perdiamo ulteriore tempo, quindi anche se ovviamente è un po' più difficile questa sera darvi dei consigli perché alcuni giocatori non si saprà dove giocano domani, però iniziamo a rispondere alle vostre domande. Giovanni Marvulli. Ciao Profeta, mi consigli la formazione? Allora, in difesa hai De Silvestri, Romagnoli, De Ligt, Musacchio e Romero. Allora, poi a centrocampo hai Pellegrini, Milinkovic, Nainggolan, Calhanoglu, Kessié, Kluivert e Tonali e davanti hai Berardi, Milik, Pinamonti e Leao. Allora, sicuramente ti consiglierei un 3-4-3. Dietro metterei De Ligt, Romagnoli e De Silvestri. In mezzo Pellegrini, Milinkovic, Nainggolan e Tonali. O Kluivert, a seconda se Kluivert parte o meno dall'inizio, e in attacco sicuramente Milik, Berardi e Leao. Pia Pera, un difensore più un primo panchinaro tra De Silvestri, Pezzella e Alexandro. In attacco Rebic o Caputo? Allora, per quanto riguarda l'attacco, sicuramente Rebic sta facendo bene ultimamente, quindi in questo momento non si può lasciare fuori. Tra l'altro, Milan-Verona è una partita sulla carta abbordabile per il Milan, anche se il Verona sta facendo bene, quindi sicuramente ti direi Rebic. Per quanto riguarda la difesa, allora, se parte dall'inizio, sicuramente il nome di Alexandro è quello che ti consiglio di mettere titolare. Per quanto riguarda il panchinaro, andrei con De Silvestri. Poi, Steph, ciao Profeta, tre in difesa tra Kolarov, Caldara, Rispoli, Gunter, Zapata, Dalbert e Klavan. Allora, qui dipende molto dalle scelte che faranno i rispettivi allenatori, nel senso che sulla carta. Ultimamente, diciamo negli ultimi minuti, Kolarov è dato titolare al 100%, quindi Kolarov sicuramente è un nome da schierare a Sassuolo per quanto riguarda la Roma. Poi, un altro nome che andrei a mettere è quello di Caldara. Caldara, Atalanta-Genoa, però Caldara è in dubbio. Infatti, i quotidiani in queste ultime ore danno titolari Toloi, Palomino e Gimsidi. Quindi, qua io più che mentre Kolarov è un nome certo che andrei a mettere, io andrei un po' a vedere gli altri chi gioca dall'inizio, perché onestamente dei nomi che mi hai detto non vedo, come dire, qualche nome che spicca sugli altri. Quindi il mio consiglio è Kolarov sicuramente e poi fino all'ultimo monitora la situazione chi gioca dall'inizio, perché non hai grossi nomi onestamente dietro. Boston George, ciao Profeta, un consiglio, 3-5-2, Gosens, De Ligt, Castagne, e poi metti in panchina Ghiglione, Igor, Becao, Ander, Malinowski, Ruiz, Di Francesco, Sema, Leao, Caputo. Cambieresti qualcosa? Allora, cambierà, allora, davanti sono d'accordo con te, Leao, Caputo. Politano è passato al Napoli, ma non dovrebbe partire dall'inizio, a centrocampo Ander, Malinowski, Ruiz, Di Francesco, Sema, ci sta. Se non vuoi mettere Malinowski, che non dovrebbe partire dall'inizio, potresti provarti la carta verde, anche se sta facendo male ultimamente. E dietro sono d'accordo invece con te. Poi, Michael Motes, ciao, chi metto in porta tra Sirigu, Cragno e Paolo Lopez? Fai modificatore di difesa. Allora, abbiamo la Roma che gioca a Sassuolo, Cragno, Cagliari, Parma e Sirigu che in questo momento è in grande forma, però gioca a Lecce. Ti direi di schierare Cragno. Ti direi di schierare Cragno. Dei tre, quello che dovrebbe subire meno gol. Se vuoi giocarti Sirigu, metti in conto un gol, ma magari un voto più alto. Quindi tu mi dici che fai il modificatore difesa.
Quindi forse ti direi Sirigu, come vedo che consigli anche Stefano Catalano che ti ha risposto e saluto. Poi Stefano Catalano a sua volta mi chiede, ciao, tre in attacco tra Higuaín, Milik, Quagliarella, Gervinho, Kaká. Allora, Gervinho è andato via negli Emirati Arabi, è 3 giorni che è sparito, lo stesso D'Aversa ha detto che è stato venduto. Quagliarella gioca contro il Napoli in casa, si può mettere, gli altri due nomi sono Higuaín e Milik. Matteo Rossi. Ho un problema, schiero un attacco a 3 con Ilicic, Zapata, Sicuri e rischio uno tra la Padula, Gervinho, Correa oppure schiero un 4-4-2. Allora, Correa non gioca, Gervinho è andato via, ti direi tieni Ilicic, Zapata e la Padula lo metti in panchina, a meno che tu non hai la possibilità di cambiare modulo facendo le sostituzioni. Se invece sei obbligato a far entrare un attaccante al posto di un attaccante, per non rischiare io metterei la Padula in panchina. Poi Marco Gandolfo mi chiede, ciao Profeta, 3-3 Immobile, Caicedo, Simeone, Babacar, Boga e Berardi. Io ti direi Immobile e Caicedo entrambi giocano in casa contro la Spal, vanno messi entrambi, almeno uno di due secondo me fa gol e il terzo nome ti direi Boga, che degli altri è quello che in questo momento è più in forma. RLC ti ho già risposto, era un consiglio di mercato, anche a Matteo Rossi qui tra Allan e Calaion ho già risposto. Luca 03, Ospina Meret o Sirigu? Ti direi Sirigu, perché comunque il Napoli è vero che sta facendo bene, gioca a Genova, non so, Sirigu, nonostante il momento del Torino mi dà qualche garanzia in più rispetto a quei due lì. Poi Stefano Granata, ciao Profeta. 3-3 CR7, Muriel, Cornelius e Leao. Allora, ti direi CR7 sicuramente sì, Leao sicuramente sì, tra Muriel e Cornelius, nonostante Cornelius dovrebbe giocare dall'inizio, mentre Muriel no, ti dico comunque Muriel, perché comunque basterebbero 20 minuti di Muriel per far meglio di Cornelius. L'abbiamo già visto, Muriel è uno di quei giocatori che può entrare, fare doppietta, quindi ti dico Muriel. E poi ti copri con Cornelius. Sempre Luca03 mi chiede due tra Freuler, Candreva, Kučka e Lazzari. Allora, Freuler è in ballottaggio, ma comunque lo andrei a mettere. Candreva è un nome che non mi convince molto per questa giornata. Kučka o Lazzari? Allora, se ti devo fare un nome secco, ti dico Kučka tra questi due. Poi, allora, Pia Pera mi chiede un lungo messaggio di strategia di mercato, quindi ti risponderò dopo, stesso qua nel video dove mi hai fatto la domanda. Poi, Boston George, ti ho già risposto qui, mercato. Kuzetsu, allora. In porto Handanovic, Cranio Silvestri, credo di mettere Handanovic, sono d'accordo con te. In difesa hai De Vrij, Mancini, Bastoni, Ghiglione, Romagnoli, De Silvestri, Calderoni, Gosens. Metterei difesa 3 con De Vrij, Gosens e il terzo non lo so, ti direi Mancini. Centrocampo hai Chiesa, Savic, Papu Gomez, Mancosu, Pandev, Kulusevski, Candreva e Betancur. Attacco Belotti, Berardi, Milik, Gervinho, Leao e Lautaro. Allora, non hai modificatore, quindi io andrei a mettere 3-3-4, che vedo che lo puoi mettere con... Beh no, 3-3-4 no, perché Gervinho è andato via, Lautaro è andato via. Allora 3-4-3 con Berardi, Milik e Leao. In mezzo metti Papu Gomez, Milinkovic-Savic, Kulusevski. Kulusevski è in dubbio, però non dovrebbe giocare. Potresti mettere Mancosu. E il quarto guarda un po' chi ti gioca, a seconda di Pandev, della situazione di Pandev, guarda un po'. E tre dietro, come ti ho già detto, De Vrij, Gosens e Mancini. Poi, Fandi, ti ho già risposto, qua ti ho già risposto e mi ero già risposto, ancora Luca03 che mi chiede uno tra Boga, Muriel, Cornelius e Gabbiadini. Allora, siccome abbiamo Cagliari-Parma, non prevedo una partita molto facile per il Parma, quindi ti dico Muriel. E due tra Atebor, Castagne e Criscito, qui è facile, Criscito è in un momento particolare, come sapete, in casa Genoa, quindi andrei con i due della Dea, Atebor e Castagne. Detto questo, ho risposto a tutti, poi chi mi ha chiesto cose di mercato risponderò adesso poi nei commenti. Al volo, andiamo un po' a vedere le partite di questa giornata. Allora, abbiamo Bologna-Brescia, mi aspetto che il Bologna faccia bene in casa. Se vi devo consigliare due nomi in particolare, vi faccio i nomi di Orsolini e di Sansone. In casa Brescia, Balotelli dovrebbe stare fuori, Donnarumma è tuttora in queste ultime ore di mercato richiesto da altre società.
Non mi sarei mai immaginato di dirvelo, ma in questo momento il nome più sicuro dell'attacco bresciano è Torregrossa. Questo vi fa capire il momento difficile che sta attraversando il Brescia. Se volete schierare a tutti i costi un giocatore del Brescia, l'unico nome su cui mi sento di mettere la mano sul fuoco in questo momento è il nome di Tonali. Cagliari-Parma. Il Cagliari secondo me tornerà a vincere in casa contro il Parma. Oltre ai nomi scontati di Nainggolan, João Pedro e Simeone, occhio al nome di Nandez. E oltre a quello ovviamente di Pellegrini, che si è dimostrato uno dei terzini più affidabili in questo momento. Nel Parma in questo momento tanta confusione, è andato via Gervinho, è arrivato Caprari, Kulusevski che non dovrebbe giocare a causa dell'infortunio. Oltre al nome di Kučka e Kurtić, che sono due ottimi centrocampisti da inserimento facile, occhio al nome di Sprocati. Poi, per quanto riguarda Sassuolo-Roma, nel Sassuolo, come detto, il nome più in forma in questo momento è Boga, ma occhio anche a Juricic. Spesso Juricic è un giocatore che fa molto bene con le grandi. Nella Roma è andato via Florenzi, i due terzini titolari dovrebbero essere Santon e Kolarov. Se volete rischiarvi un nome, oltre a quelli scontati di Pellegrini e Dzeko, un nome caldo potrebbe essere quello di Ander, che nelle ultime uscite ha fatto abbastanza bene. Juve-Fiorentina. Nella Juve, occhio al nome di Ramsey. Dovrebbe giocare dall'inizio al posto di Higuaín, dietro a Dybala e Ronaldo. Sta tornando in forma, potrebbe essere un nome che vale la pena schierare. Mi aspetto conferme importanti invece per quanto riguarda il rendimento sia da De Ligt in difesa, sia da Pjanic a centrocampo. Magari potrebbe anche essere decisivo su punizione. Nella Fiorentina c'è stato un grosso via vai in questa sessione di mercato, si è guardato molto al futuro, importante secondo me in ottica futuro l'arrivo di Kouamé, ma ne parleremo poi meglio domenica. Per quanto riguarda invece questa partita, davanti dovrebbero giocare Chiesa e Vlahovic, ma se avete Cutrone, se l'avete già preso nelle vostre aste, occhio perché Cutrone potrebbe essere un nome importante. La Fiorentina secondo me però questa partita la perderà. L'assenza di Castrovilli in mezzo è pesante, quindi secondo me la Juve vince. Come vincerà secondo me il Milan? Ibra, scontato dirvelo, ma è da mettere a tutti i costi. Se volete schierarvi qualche centrocampista magari del Milan, che ultimamente ha fatto un po' fatica, ma piano piano si sta riprendendo, potrebbe essere un'ottima occasione per schierare che sì. Romagnoli è una garanzia, non prende grossi voti quest'anno, ma sotto il 6 è difficile che vada. In casa Verona, tanti nomi che stanno facendo bene. Se devo dirvi un nome che magari nelle ultime giornate non ha fatto benissimo, ma potrebbe tornare in auge, è quello del nuovo arrivato Borini. Lazio-Spal sembra sulla carta una partita scontata, sembrerebbe un uno fisso, quindi qualsiasi nome nella Lazio va messo. Nella Spal difficile consigliarvi qualcuno, se proprio vogliamo andare a mettere qualcuno, teniamo conto anche che Petagna e Valotti sono squalificati. L'unico nome che mi sento di consigliare così è quello di Francesco o al massimo quello di Strefezza. Atalanta-Genoa, anche qui sulla carta partita scontata, uno fisso, vale il discorso della Lazio. Come non consigliarvi i giocatori dell'Atalanta dopo il 7-0 rifilato al Torino? Metteteli tutti. Nel Genoa di solito il mio unico nome che vi faccio è quello di Criscito, ma il momento di Criscito è molto molto particolare, quindi io eviterei qualsiasi nome del Genoa se non quello di Pander, che può essere sempre pericoloso in qualsiasi partita. Lecce Toro, partita difficile da decifrare. Secondo me Lecce farà bene, deve fare punti. Allo stesso tempo, il Torino, dopo la batosta del 7-0 contro l'Atalanta e la sconfitta ai supplementari contro il Milan, qualcosa deve fare. Potrebbe essere una partita dove entrambe le squadre faranno gol. E quindi due nomi che ultimamente non hanno fatto benissimo, ma che potrebbero tornare. Come dire, nel tabellino dei marcatori o almeno in quello degli assist sono Falco da una parte, Verdi dall'altra. Se volete invece delle garanzie in termini di rendimenti, allora vi faccio i nomi di Calderoni per quanto riguarda il Lecce e De Silvestri e Rincon in casa Toro. Udinese-Inter, invece, se vogliamo puntare qualcuno nell'Udinese oltre al nome di De Paul, vi faccio il nome di Sema. Nell'Inter, oltre ai soliti noti, in cui metto anche Eriksen, che ovviamente se l'avete preso è da schierare, dovrebbe partire
titolare insieme a Vessino e Barella. Il nome su cui mi sento di consigliarvi, non tanto in zona gol quanto in termini di assist, è quello di Young. Abbiamo già visto che ha fatto bene nelle ultime uscite, quindi Young è un giocatore già pronto. Finiamo con Samp Napoli. Il Napoli, secondo me, si è ripreso bene, potrebbe dare continuità di risultati, ma la Samp in casa è un osso duro. Quindi attenzione a Quagliarella, l'anno scorso fece un gol memorabile contro il Napoli, ve lo ricorderete sicuramente quello di tacco. Tonelli, l'ex, potrebbe fare una buona gara. Nel Napoli i nuovi arrivi non sono tanto da fantacalcio, perché Demme è sicuramente un titolare affidabile, ma non è un giocatore di grossi bonus. Lo stesso Lobotka, non si sa se gioca lui o Fabian Ruiz, ma non è un giocatore da bonus, e quindi in casa Napoli andiamo sull'usato sicuro. Quindi Insigne, grande momento di forma, scontato dirvelo. Milik va allo stesso discorso. Kayon, idem. Se vogliamo rischiare un nome che magari ultimamente non ha fatto anche lui benissimo, però potrebbe portarvi degli assist, è quello di Lorenzo. Per stasera è tutto, io vi rinnovo l'invito a domenica per parlare di calciomercato, chi prendere dei nuovi arrivi, chi non prendere, chi svincolare, chi non svincolare, e poi soprattutto parleremo anche dei nuovi talenti, dei giovani, chi prendere nei fantacalci con le riconferme, eccetera, eccetera. Se avete domande, dubbi di mercato o no, fatelo a questo punto nei commenti di questo video. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, abbiamo superato i 300 iscritti finalmente, vi ringrazio, ciao a tutti e alla prossima.